Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Styles alla regia e vi aspettiamo su www.radiostyles.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioScience.it. Dopo questa lunga pausa estiva, ritorniamo in diretta qui su RadioScience con Social Evolution, giunta all'undicesima puntata, tra l'altro. Non siamo stati proprio con le mani in mano, in quanto, come avete potuto notare, il network si sta allargando, sì, perché poi Science a riguardo ci racconterà qualcosa di più. Insomma, sono mai riprese quasi tutte le trasmissioni, anche noi siamo proprio gli ultimi, o i penultima a ripartire. Ma cosa faremo questa sera? Social Evolution vi farà conoscere cosa c'è, cosa si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite dalla rete. Vi terremo compagnia dalle ore 22 fino alle ore 20, che tra poco introdurremo gli ospiti di questa sera, come penso vi avrà anche anticipato la sigla iniziale. Una sigla che, come ho già promesso 10 puntate fa, prima o poi cambierò. Ma questa è una parentesi. Intanto vorrei salutare i ragazzi di Bella d'Este, che anche quest'anno ci hanno invitato alla giornata delle idee di Mantova, che si svolta il 18 settembre. Ci devo ringraziarli anche perché questa è la prima volta che conduco una trasmissione dalla pausa estiva, quindi effettivamente non avevo ancora avuto l'opportunità di farlo in diretta. Ci siamo veramente molto divertiti, bel evento, ben organizzato, e vedo che ogni anno insomma si ingrandiscono sempre di più, quindi ci fa veramente piacere essere, diciamo, la radio ufficiale di questo evento. Tra l'altro di una località non vicinissima a noi, che è Mantova. Ma ora presentiamo i compagni di viaggio di questa sera. Chi ci sarà? L'uomo che rende possibile tutto ciò, in quanto oltre che essere addetto alla regia, insomma, è lui che ha creato, è lui che dà il nome a questa radio, che è Saiuz. Come va, Saiuzzolo? Come Ciao, stai? Ciao, buonasera. Buonasera a tutti quanti, a tutto il condominio, veramente. Sono il vostro amministratore di condominio. Luca, va delegato. Benissimo. Cioè, no, cioè, va benissimo perché semplicemente deve andare bene, per forza. Siamo partiti un po' zoppicanti stasera, Luca, fra l'audio, testa di caso, insomma. Però diciamo che non siamo... Sì, adesso lo diremo, che qualcuno non è pervenuto, ma va bene. No, scherzi a parte. Volevo solo No, dimmi pure, scusa. Volevo solo ricordare due cose, poi ti lascio la linea a te e al tuo ospite, che questa trasmissione va in diretta su tutto il network, quindi su Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Isso, Radio Sismondi Libri, Radio Valdichiana e ultimo che si è associata a noi, Modena Noi Radio da Modena, e sulla web TV sia sul sito che sul canale YouTube. Giusto per e anche da Radio Vaticana, magari no, questa no. Radio, sì, ci manca, Radio Vaticana, no, scherzo a parte, vabbè, insomma, sai che il network sta crescendo, quindi tutte le nostre radio trasmettono le nostre dirette, quindi volevo poi ricordare a tutti gli amici che se volessero mettersi in contatto con noi lo possono fare tramite la chat, da qualsiasi sito del network si trovino, e noi scrivendo nella chat, insomma, la vediamo tutti, quindi fate attenzione a quello che scrivete, o no? Esattamente, bravissimo. E ovviamente, caro Saiuz, non dimentichiamo. Scusami, testa di caso, fa attenzione alla ciatola. Infatti stavo dicendo, non dimentichiamoci ovviamente dell'assistente alla regia, testa di caso, che questa sera non lo sentirete, ma comunque c'è il lavoro e si dà da fare nel dietro le quinte, chat compresa. E ovviamente poi ci sono io, Luca, l'ultima ruota del carro, come dico sempre. E la nostra unica voce femminile, caro Saiuz, l'abbiamo lasciata a riposo, purtroppo, no? Nel senso che magari sentire solo il tuo vocione non è il massimo, ma
in quanto a breve, direi meno di 2 settimane, ripartirà anche il consueto appuntamento del lunedì sera, che è i due compari più uno. Detto questo, direi, carissimo, dopo esserci persi in questo enorme, grandissimo cappello introduttivo, che potremo fare quello per cui il programma è nato, ovvero dare la parola all'ospite. Quindi entriamo nel cuore della diretta e lo introduciamo. Ciao Giovanni, come stai? Tutto bene, ciao a tutti, grazie, tutto bene. Perfetto, allora caro Giovanni, vabbè, solite domande di rito, innanzitutto dove ti trovi, in quale località del mondo d'Italia? Io mi trovo nella ridente San Pietro Mosesto, Novara, quindi siamo sì, in provincia di Novara, completamente immerso nella risaia più selvaggia che si possa trovare, e diciamo che siamo operativi perché siamo sotto raccolta del riso, quindi diciamo che siamo parecchio presi al lavoro. Esattamente, e quindi da qui mi aggancio subito, caro Giovanni, come alla vostra pagina Facebook, come si chiama? Dai, dimmelo tu, perché se lo dici tu sei l'ospite, puoi dirlo, se lo faccio io mi tirano le orecchie. Come si chiama la pagina? Puoi farlo, a nome anche di Marco, che è il socio principale di tutto questo, è l'ADM, l'agricoltore di merda. Esattamente. Dire queste cose in radio, si può, vero? Beh, ti diciamo, a quest'ora possiamo, chiaramente non... Allora sì, allora esattamente, presentare l'ADM, l'agricoltore di merda. Esattamente, insomma, come caro, diciamo anche con Sai, cioè, che non lo sa, voi siete la pagina Facebook più cliccata del mondo agricolo, lo sapevi questo? Sì, lo sapevi per forza, credo. È incredibile, sì, adesso mi piace anche pensare che il mondo agricolo sia particolarmente 2.0, ma ahimè a volte devo anche smentire queste statistiche, comunque è sicuramente un piccolo record che ogni giorno incrementa sempre di più, diciamo, questa grossa famiglia goliardica che diciamo fa ridere almeno con 3-4 post al giorno. Esattamente, perché è proprio questo che voi fate, insomma, andate veramente a trattare, se vogliamo, anche un argomento di nicchia, se vogliamo, nel senso che noi generalmente quando pensiamo alla rete, no, ai social, non pensiamo al mondo agricolo, però c'è anche quello, no? Quindi è bello come voi siete riusciti a trattare effettivamente una pagina che insomma zitti zitti raccoglie consensi e attenzioni. Ma quando nasce esattamente la pagina? Ormai diciamo che sono almeno 2 anni, sono più di 2 anni, anzi, sono più di 2 anni che questa pagina è stata ideata, diciamo, da Marco, che diciamo è il socio fondatore, ideatore, e sì, piano piano è iniziata per scherzo, ovviamente, è iniziata con un paio di battute fatte tra colleghi, tra giovani colleghi ADM, e piano piano, insomma, raccontandoci alcuni aneddoti che effettivamente raccontati tra di noi possono sembrare insomma la normalità, raccontati invece ad una persona completamente estranea, invece ovviamente ci rendiamo conto di essere a volte esatto, fuori dal mondo, e quindi abbiamo deciso anche di raccontare ciò che diciamo può far più ridere, quello che facciamo nella nostra quotidianità. Esattamente, infatti è da lì che adesso, senza stare a citare vari i post o quant'altro, veramente insomma anche una bella fantasia, nel senso che voi raccontate anche solo per esempio le marche dei prodotti piuttosto che il mezzo agricolo, il Ford, ultimamente non vi sono che mi ha fatto cadere dalla sedia, quella della Ford, l'auto, e il Ford per veri uomini, cioè quella è fantastica, secondo me. Sì. Esatto, perché per noi questa è la normalità, ma non ci rendiamo conto che il mondo invece pensa completamente a qualsiasi altra cosa, insomma partiamo da queste piccole cose fino a prendersi, diciamo, in giro tutte quelle piccole situazioni che vanno a crearsi nel nostro ambiente. Esatto. Allora, visto che insomma adesso abbiamo un pochino rotto le righe, possiamo essere un pochino più liberi nel fare due chiacchiere, stacchiamo appunto sul più bello, stacchiamo un pochino la chiacchierata e mandiamo il primo brano di questa sera, perché come ti dicevo nel fuori onda siamo una radio, quindi insomma qualche canzoncina la dobbiamo mettere per inframmezzare la chiacchierata, così tu ti puoi un attimino riposare l'orecchio visto che sei al telefono, e quindi caro Styles, mandiamo il brano Indietronics dei
Aspetta, adesso poi tu mi mandi sempre i brani, non so mai chi è l'artista e chi è e qual è il brano. Quindi andrò Il per primo è logica. l'artista, il secondo è il brano. Ah, guarda, per fortuna ci sei tu che mi dai queste nozioni grandissime. Allora, la band Indietronics con Irony Hunters. Perfetto, mamma mia, che pronuncia oxfordiana, come diresti tu. Vai col brano, caro Saius. Pardon. E ritorniamo in diretta qui su radiosites.it. Do giusto qualche rapidissimo contatto, soprattutto per quello che riguarda la chat e i vari canali. La chat potete trovare su radiosites.it e su tutte le altre piattaforme che amplificano la voce di Sites. Al momento la chat non ce l'ho sott'occhio, Sites, dico la verità, quindi se non mi hai avvisato vuol dire che No, è tutto monitorato. datene sott'occhio testa di caso. Ah, perfetto, perfetto. No, anche perché non te l'ho detto, caro Giovanni, non, vero, non, mi sono dimenticato la cosa più carina, penso, della trasmissione, è che ti gireremo le domande che chiaramente arriveranno dalla chat, perché ovviamente tu non le puoi leggere, quindi te le gireremo noi. Chiaramente. Così potrai anche rispondere agli ascoltatori, che immagino qualcuno di loro potrebbe anche essere proprio un fan della pagina. Ok. Benissimo. Ovviamente ci possono trovare gli ascoltatori anche sui vari canali soliti.
soliti, che sono radiosites.it, scusa, radiosites sulla pagina Facebook e anche su Twitter con @sites, oltre al canale YouTube che è radiosites, dove tra l'altro possono trovarci adesso proprio in diretta. Detto questo, prima che finisca la saliva, ed è troppo presto per finire la saliva, tornando quindi caro a noi, avete fatto un bel lavorone, nel senso che, come mi dicevi poc'anzi, 2 anni circa, tu ti sei aggregato poco dopo, credo, la nascita della pagina, giusto? O sì, sì. Quindi diciamo che l'hai vista veramente... No, poco dopo, è stata un'idea di Marco e poi io, diciamo, mi sono aggregato strada facendo. Perfetto, e infatti ricordavo bene, quindi l'hai vista veramente crescere, e crescendo siete arrivati a 35.000 like e passa, nel senso che giorno per giorno aumentano esponenzialmente, vedo, perché vi seguo da un po'. E, insomma, ve l'aspettavate questo ritorno? Insomma, 2 anni non è che sia un tempo enorme, poi soprattutto su, poi adesso ti lascio la parola, su una pagina che, come dici tu, ADM, agricoltori DM, insomma. Cosa mi dici al riguardo? Ma allora, ti dirò la verità, sicuramente è tutto molto inaspettato, soprattutto perché, diciamo, come ti ho detto all'inizio, forse certe battute potevano anche scaturire l'antipatia, soprattutto per chi fa parte del nostro settore. Invece ci siamo accorti che insomma, anche la goliardia è stata condivisa ed è stata anche capita da un pubblico esterno al nostro settore. La sorpresa più grande è stata proprio il fatto che magari persone che non lavorano nel settore agricolo, comunque sia, iniziano ad avvicinarsi un po' all'agricoltura anche semplicemente leggendo alcuni di questi aneddoti e anche semplicemente incuriosendosi, perché molte volte ci si dimentica che tutto ciò che troviamo a tavola, colazione, pranzo e cena, arriva prima da un campo, e quindi dietro c'è un agricoltore, il più delle volte un ADM. Esatto, cioè, insomma, qua mi viene in mente anche solo, per esempio, dal punto di vista, gli animali, no? Nel senso che ci sono dei bimbi di città che magari, sai, non hanno mai visto una gallina, per esempio, da vicino, non so che altro, e mi viene in mente questa cosa, e anche magari la frutta e verdura che non viene dalla coppa e basta, c'è un passaggio prima, e quindi insomma è bella questa cosa, anche dal punto di vista anche di far conoscere un mondo che, per chi è nato, cresciuto, vissuto sempre in città, magari qualche passaggio può sfuggire, diciamo così. No, è interessante. Tra l'altro, poco tempo fa, Marco, poi non tu, è stato intervistato su risoitaliano.eu, se non sbaglio. Quindi diciamo che voi, io vi ho notato da poche settimane, ma voi direi che neanche un mese fa avete riscosso successo anche su un altro, diciamo, un altro social, chiamiamo così, un altro media. E, insomma, diciamo che anche questa cosa qui attesta quanto state facendo bene sotto il profilo dei numeri e dei contenuti anche, perché è vero che sono goliardici, però insomma vi difendete bene. Quindi riguardo vi faccio... Certo, sì, ti dico, quello, il risoitaliano.eu è un portale dedicato, diciamo, appunto al riso, al risicoltore, alla risicoltura, ma anche al consumatore di riso. E ci ha fatto sicuramente piacere, ovviamente, avere come cassa di risonanza per arrivare, insomma, sui profili di più persone. E in merito a quello che dicevi prima, sì, assolutamente vero. Giusto, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, o addirittura forse ieri, sì? Marco ha postato una semplicissima foto di due bambini, uno che l'ha chiamato l'agribambino felice, che col suo trattorino a pedali gira in un campo, sì. Tutti i bambini di città, che sono due bambini accovacciati con due computer in mano. E niente, poi il solito commento goliardico sul cucciolo di ADM, che sicuramente insomma è anche un po' lo specchio della realtà. Esatto, e a riguardo, come insomma siete seguiti da dei fan, chiamiamoli così, e tanti like, tante persone che leggono ciò che voi postate, e chiaramente anche tante persone, dai numeri che vedo, che non solo mettono il solito like al post, ma commentano anche. I commenti come sono? Nel senso che sono tutti quanti comunque, seguono, ecco, il filo ironico che tracciate voi, o c'è qualcuno, anche se mi sembra difficile, ma qualcuno che
per esempio a critica o non so che altro, magari non so, punzecchia, sai, il solito pignolo di turno. Come sono? Com'è la Allora, vostra, il ti vostro dirò, popolo? leggo, la maggior parte diciamo, ci seguono diciamo, sulla risata e di conseguenza o taggano amici con i quali avevano già condiviso quel pensiero oppure commentano magari rincarando ulteriormente la dose. E altri invece che se la prendono un po' più sul personale, ma perché devi sapere che il vero ADM indosserà sempre la maglietta del suo trattore preferito e il cappellino ce l'avrà sempre in testa col marchio del suo trattore preferito. Quindi se fai un post e dici che quel tal trattore ha qualcosa che non va, sicuramente Ah, poi ti apriti scatena cielo. l'ira come se sì, assolutamente, insomma, diciamo come se li avessi colpito nel cuore, quindi si risente un attimino, ma poi tutto torna sui binari. Diciamo della risata generale. Comunque, diciamo che c'è un po' e un po'. Ho capito, no, insomma, dai, diciamo che ci sta, nel senso che comunque quando il seguito inizia a diventare tanto, non è che sono tutti quanti a fare i complimenti, cioè non solo, ma c'è sempre qualcuno che giustamente, insomma, la rete è anche bello per questo, Facebook è anche bello per questo. Come social, voi cosa avete? Scusate, Facebook, avete anche Twitter oppure no? O vi fermate al momento a questo? Allora, con Twitter, per tenere, diciamo, aggiornato un profilo Twitter, bisogna almeno twittare 2 o 3 volte all'ora. E purtroppo, diciamo che al Bisogna momento, anche lavorare. ecco, esatto, essendo questo comunque sia, rimanendo sempre molto più su un aspetto, diciamo, di piacere, ovviamente bisogna anche bilanciare le cose. Sicuramente. Al momento ci si limita, diciamo, a postare qualche post al giorno, ecco, su Esatto, Facebook. no, beh. Che anche lì comunque come vi organizzate? Perché insomma io vedo la vostra produzione, per usare un termine, è veramente notevole come quantitativo di post. Nel senso, li fai tu, li fa Marco, vi alternate, vi date i turni, com'è la storia? Beh, diciamo che beh, la maggior parte vengono anche raccontandosele al mercato o semplicemente sotto i portici dei vari luoghi di incontro degli agricoltori, un po' vengono dalla fantasia, un po' da quello che riusciamo a vedere in giro, ma abbiamo anche molti fan che hanno il piacere di raccontarci cosa hanno combinato quel tal giorno o cosa hanno visto quel tal giorno. Allora c'è anche una condivisione all'interno di questa grande famiglia di agricoltori di merda che, insomma, dove l'obiettivo comune è appunto quello di farci una risata tutti assieme e quindi vale la pena darci queste informazioni per poter tirar fuori qualche post particolare. Ok, allora perfetto. Intanto stavo mentre che questa sera dobbiamo fare, siamo in multitasking, caro Saius. Stavo guardando anche la chat e, caro Giovanni, vedo che vabbè, è arrivata la domanda da vabbè, testa di casa, oggi chiamiamo in casa. Scusa il gioco di parole. Che ci fai questa domandina? Te la giro pari pari. Qualcuno si è accanito su di voi trovando magari la pagina di poco gusto? Ma allora, accanito assolutamente no. C'è magari qualcuno che, come ti ho detto prima, metti la foto del trattore di quel tal colore, allora magari metti 2 o 3 post che deridono quella marca, allora probabilmente c'è qualche venditore o qualche concessionario che cerca di puntualizzare, però diciamo che è una mosca bianca comunque sia in una serie di risate generali che vanno ben Sì. oltre il dettaglio, diciamo, della specifica. No, chiaro, chiaro. Intanto, grazie a testa di caso che quest'uomo fa tutto, non solo sta gestendo la regia da dietro le quinte insieme a Saiz, anche lui in un'altra località d'Italia, chiaramente, ma hai avuto anche il tempo di pensare a una domanda. Siete che li segui anche tu, ecco perché. Tornando a noi, vedo che carissimo, mi hai passato, caro Saiz, un brano, quindi vorrei inframmezzare nuovamente la chiacchierata e va bene, dai, diamo spazio anche alla musica. Lo dico a te Giovanni, ma anche agli ascoltatori che magari non ci conoscono. E i brani che stiamo passando questa sera ci siamo, vedo, concentrati su un solo artista.
e sono tutti brani pescati da Jamendo, che è una piattaforma che in gergo si dice Creative Commons, ovvero che appunto è libera e fruibile a tutti. Al momento non siamo associati SIAE per ovvi motivi di licenze, anche perché va contro quei dogmi per la quale nasce la Radio Science, che è appunto un'emittente che cerca di dare spazio e voce a tutti. Non so che cosa ho detto, spero di averla. Qua Rosario, mandiamo il brano, sono diventato cinese, il brano Clone Fight dei Indietronics. Vai Sides col brano, dopodiché ritorniamo con Giovanni in diretta, che insomma vediamo anche di conoscerti meglio, come ti dicevo prima. Vai Sides. Right alone, independent minions have their clones. Heal me, please me, draw me once again. So can you feel my number through my vein? And I don't wanna be stopped. Take your wings below, and I don't wanna be stopped. Dropping on the floor, we can follow our dreams on the top of plastic trees. Torniamo in diretta, caro Sides, sempre qui su radiosides.it. Questa sera abbiamo ADM, l'agricoltore DM, perché dai, cerco di fare il semiserio. Caro Giovanni, ci stai veramente raccontando, facendo anche conoscere, se vogliamo, questo mondo che, come dicevi tu, insomma, tutto nasce da lì, che ci piaccia o no. Quindi dal mondo agricolo, agricoltura e quant'altro. Come dicevo anche nel fuori onda, te l'avevo promesso, voglio anche sapere un pochino chi sei tu, no? Come ti sei avvicinato al mondo agricolo, se sei nato e cresciuto in questo mondo, in quel di Novara. Raccontami tutto, caro. Come è stato? Quando è che ti hai messo le mani per la prima volta in mezzo al riso o non so che altro? Dimmi pure. Beh, diciamo che sono praticamente nato in una cascina e ho sempre vissuto in cascina. Adesso ho un'azienda insieme ai miei fratelli, produciamo riso e anche altri cereali,
Abbiamo sempre fatto questo di lavoro, i nostri studi sono comunque sia stati sempre abbastanza indirizzati a questo, e tutto ciò che facciamo, diciamo, che gira intorno al mondo dell'agricoltura. Produciamo riso e altri cereali, prestiamo consulenze, io mi sono trovato anche ad un certo punto ad insegnare sempre materie agraria, e niente, diciamo che viviamo per l'agricoltura. Ah, bella questa cosa, nel senso che effettivamente anche il fatto degli studi, che comunque sono stati non hai solo imparato ma hai anche insegnato, mi piace questa cosa, nel senso come comunque cerchi di... Questa è una cosa, diciamo, abbastanza fresca. Ah sì, vabbè, anche perché comunque, diciamolo, lo possiamo dire, hai 29 anni, insomma, comunque non è che hai 50 anni sul gruppone, no, nel senso che sei relativamente giovane, matura abbastanza però per insegnare effettivamente, quindi no, con complimenti davvero. Vedete, questo qua lo dico più non solo ai nostri ascoltatori ma anche ai fan della pagina, vedete che alla fine, adesso Marco non lo conosco ancora, nel senso che ci siamo scambiati qualche messaggio su WhatsApp, ma almeno Giovanni non è solamente post ironico o quant'altro, ma c'è della sostanza sotto, dai, diciamo così. I tuoi fratelli quando hanno visto che tu hai fatto, insomma, hai collaborato inizialmente, poi adesso sei diventato parte integrante di questa pagina, cosa hanno detto? Ma che cacchio stai facendo? Cosa stai combinando? Invece, quanti anni hai? No, vabbè, diciamo che siamo... i miei fratelli, allora, io ho 29 anni, il secondo ne ha 27, il terzo ne ha 26, diciamo. Ah, vabbè, quindi quasi giovani, quei tre coetanei. Quindi ti danno anche loro le dritte magari sui post, immagino, perché sarà per forza, sì, così. Sì, diciamo che c'è una condivisione di idee che poi confluiscono tutte verso Marco, che ovviamente ha il compito di smistare, postare e mandare online. No, effettivamente è così. Tornando invece a noi, ecco, passerei, visto che te l'avevo promesso, caro Salz, ti passerei la parola, perché insomma, e visto che ospite ti ho portato questa sera, siamo partiti bene, secondo me, no? Correggimi se sbaglio, grande grosso Salz. Insomma, abbiamo nelle altre puntate parlato di tanti argomenti, dalla pubblicità al cinema, no? Passando da tutto questo quasi sempre in chiave ironica. Insomma, una pagina, ecco, che trattasse il mondo agricolo, effettivamente ci mancava e mi piace molto. Guarda, prima di passarti la parola, caro Saius, così magari mi darai anche un tuo parere a riguardo, passerei la parola alla chat, che è arrivato un messaggio da un anonimo che ci chiede, intanto ti saluto, dici anche come ti chiami se vuoi, caro anonimo. In quanti siete a gestire la pagina e se ci sono in programma collaborazioni con altre pagine Facebook? Ecco, questa è una bella domanda, soprattutto per le collaborazioni, caro Giovanni. Cosa mi racconti? Sì, allora, diciamo che Marco è la mente principale di tutto, e poi si avvale, diciamo, della mia collaborazione. Comunque a gestire la pagina c'è Marco e poi ci sono io, comunque sei, diciamo, una persona e mezza. Collaborazioni con altre pagine, sì, diciamo che ci sono altre pagine con le quali, diciamo, ogni tanto si collabora o si fa una breve menzione, ma per il semplice fatto che magari ci può essere un riferimento goliardico anche nei confronti, non so, del meccanico di merda o certo. Il trattorista di M, eccetera eccetera. Comunque sia, sì, diciamo che ci sono delle collaborazioni, comunque sia, che sono comunque abbastanza limitate, ma per il semplice fatto che comprendono una menzione che poi ovviamente va a confluire, sì, nella pagina di riferimento. Ah beh, sì, infatti. No, effettivamente il discorso delle collaborazioni, sai, noi vediamo anche con questo, soprattutto con questo programma, con Social Evolution, come ci sia veramente... Tutte le pagine comunque collaborano tra di loro, c'è questa pensiero comune comunque di condivisione, perché secondo me la rete nasce, Facebook forse in particolar modo, nasce con questa idea della condivisione, quindi non c'è solo like, ma proprio far divulgare quanto più possibile, quasi a macchia d'olio, appunto, un pensiero, un post, una qualsiasi cosa. No, veramente, se questo infatti è uno del... punti in comune che notiamo spesso, non male veramente. Caro Saic, scusa, ti ho interrotto, ti ho dato la parola e me la sono ripresa praticamente. Come al solito.
come Massimo. Stasera ti abbiamo lasciato un po' in un angolo, eh? Stiamo facendo un dialogo io e Giovanni e qualcuno della chat. Cosa ne pensi al riguardo, carissimo? In effetti, ma cosa è, non mi ero mai posto il problema del mondo agricolo su Facebook, sai benissimo perché non sono molto bravo in questo, sai, capirlo. Non lo credevi possibile, no, invece... Ecco, bravo, bravo, non credevo possibile una cosa del genere, invece c'è di tutto, c'è, veramente si può dire adesso è il mondo che spazia su Facebook, perché insomma è il mondo agricolo di solito, cioè, non lo vedevo, ecco, come pagina su Facebook, però so io che mi sbaglio, per l'amor del cielo. Infatti, come vedi, il bello della rete, sono limitato, insomma, ecco. Abbiamo detto, esatto, è anche questo. E non ho salutato, mi è venuto in mente adesso perché sai che ho i miei appunti sempre sott'occhio. Non ho salutato, che ormai io l'abbiamo augurato, devo fare nuovamente questo augurio di buona convalescenza al caro Gianluca, caro Saiz. Qua Giovanni facciamo un piccolo momento internos, nel senso che Gianluca è uno dei speaker di Radio Saiz, che però per una cosa o l'altra al momento è infortunato e quindi non riesce mai a ritornare, insomma, a condurre. E lo vedremo, tornerà, cari ascoltatori, prima o poi, non so quando, chiaramente, quindi non vi faccio promesse, visto che, come tu ben sai, Saiz, fa finire che poi Gian mi potrebbe smentire al riguardo. Ma sembra che Gian voglia dirti qualche cosa, insomma, no scherzo. Come? Spero che Gian sia in ascolto, perché stasera ci ha scritto in WhatsApp, quindi se è in ascolto che si faccia vivo. Quindi esatto, che magari si faccia vivo, bravissimo, questa è una cosa che non ci dispiacerebbe, anche perché insomma è da un po' che non lo sentiamo. Detto questo, carissimo, tornando, diciamo, alla nostra pagina, guardiamo anche l'orario per vedere se mandare l'ultimo brano prima della parte, dell'ultima parte. Scusami. Come? Luca, sono le 22:37, io direi di mandare un penultimo brano e poi l'ultimo lo mandiamo proprio alla fine. Perfetto, allora caro Saiz, dai, mandaci l'ultimo brano, così facciamo riposare un po' l'orecchio a Giovanni, che il fratello, spero che Giovanni, ti sia fermato. Per caso sei stanco? Che ormai ha fatto il giro delle campagne di Novara. No, come sei messo già? Col telefono all'orecchio, no. Diciamo che riesco a stare fermo. Volevo sapere, okay, giusto, vabbè. Perché se di solito si surriscalda, capito, il telefono, perché insomma gli amici devono sapere che siamo in collegamento telefonico con Giovanni, giusto? Esattamente, siamo sul telefono, quindi anche il telefono direi che arrivi molto bene. Caro Saiz, quindi vedo che questa sera ci siamo fissati con questa band di cui non mi hai detto nulla, tra l'altro, quindi per me sono dei sconosciuti. Gli Indietronics con Future Talk Knox. Cavolo, che pronuncia! Se andassi ancora a scuola, probabilmente prenderei un 4 in inglese dopo questo Future Talk Knox. Va bene, dai, vai con gli Indietronics, sai. È meglio, va. È meglio. Anytime you want me back. And anytime you want my heart attack at you, if you want me to. So if that caller speaks to you again, I'll wear that linen, can't pretend. Find out she smokes every day and night. When the horizon strikes the sky, leave a message just a reply. Step by step, the door locks. Show and hide the map when it works. Future talk knocks. Future talk knocks. Future talk knocks. Future talk knocks. Future talk knocks.
is your darkest knocking? How do you feel? So if the color speaks to you again, and well, the cleaning can pretend, bound on she smokes every day and night. When the horizon strikes the sky, leave a message just to reply. Step by step, the door locks. Draw and hide the map when it works. Future talk knocks. 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 Talk knocks, future talk. Left my left hand, copy your right. Handmade art can travel around. Stress fighters, prohibited to tell and say. Stress fighters, arrows made by you and me. Arrows made by you and me. Arrows made by you and me. Make over. Make over. E rieccoci qui, ore 22:42 circa, sempre Social Evolution, qui su Radio Science. Ecco, nota di servizio, prima di riprendere con Giovanni, anche se siamo veramente alla parte finale della trasmissione, della chiacchierata di questo bel giovedì sera, è che l'Italia, insomma, se ci avete seguito vuol dire che vi siete persi mezza partita da nazionale. Allora, diciamo che come contentino vi diciamo che l'Italia ha pareggiato 1-1, caro Science. Dopo aver subito tutta la partita, mi dicono che non l'ho seguita, dopo aver subito tutta la partita, è riuscito a pareggiare a un rigore, con un rigore a 8 minuti dalla fine, quindi dai, almeno qualcosa siamo riusciti a portare a casa, dai. Luca, lo sai che quando lo hai detto si è arrivato con la voce singhiozzando? Sì, addirittura, cioè che non ci credevo neanche io, addirittura, neanche io. Intanto dalla chat vedo che testa di una chat, tra l'altro non tanto mossa, si vede che effettivamente questa è la prima puntata dopo una lunga pausa, quindi ci vuole il suo tempo che riprenda come era prima delle ferie, insomma, prima delle feste estive, della pausa estiva. E diciamo una chat un po' ferma. Intanto vedo che un bel testa di caso dice ti darei un 3, immagino che ti riferisca al mio ottimo inglese. Detto questo, al di là di questo, diciamo, questa parentesi pseudocalcistica, tornando invece al nostro caro Giovanni con ADM, l'agricoltore di merda, adesso lo possiamo dire un pochino più apertamente, vorrei solo far passare questo messaggio che questa trasmissione la potete ascoltare in diretta, ma ormai non manca molto alla fine, ma la potete anche riascoltare sul podcast che il nostro grande grosso Science mette a disposizione nei prossimi giorni, direi dopodomani. Chiaramente trovate il podcast sul canale YouTube, ma comunque troverete qualche stralcio anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube che è Radio Science. Chiaramente, arrivato a questo punto della diretta, come tu ben sai, faccio fatica a parlare, quindi farò parlare chiaramente l'ospite. Caro Giovanni, insomma, è stata una serata in cui ti abbiamo conosciuto meglio, sia te come persona, ma soprattutto chiaramente la pagina. Quindi da questo punto di vista ci fa piacere anche interagire con qualcuno che ha anche qualche annetto sulle spalle, da avere anche cognizione di causa di quello che sta facendo, perché come dicevi tu prima, in 2 anni avete raggiunto un gran bel seguito, ma adesso per il futuro che cosa vi aspettate?
cioè dove volete arrivare, insomma? Ma diciamo che al momento non dico che si viva la giornata, ma quasi, anche perché, ripeto, essendo una, diciamo, diciamo un momento col quale creare un po' di goliardia, ovviamente non c'è un fine di lucro, quindi rimane sempre tutto, prendo un po' del mio tempo, lo dedico alla pagina e facciamo ridere più persone possibili. Per il futuro non lo so, sicuramente il seguito aumenta ogni giorno, c'è stato un periodo che riuscivamo ad incrementare anche sui 1000 follower al mese, che sembra tanto, sembra poco, comunque sia, per quello che diciamo, per quello che può essere compreso, è sicuramente un grandissimo successo, soprattutto per come si era partiti. E per il futuro non lo so, vedremo, probabilmente ci troviamo tra un anno a riparlare di noi, di voi, di tutti, e tireremo le somme. Ah no, infatti, complimenti intanto. E quindi diciamo che per quello che riguarda, non so, mi viene in mente, sai, quei raduni che ogni tanto qualche pagina ha anche organizzato, dei raduni, non so, con i trattori, sarebbe una cosa fighissima, cioè vi beccate, non lo so, adesso a Novara, non so dove, fate un bel raduno con tutti con i trattori, chissà che roba ci viene fuori, secondo me. Non Ma sarebbe... effettivamente sì, hai dato una grandissima idea, probabilmente fare la DM Day da qualche parte, effettivamente potrebbe essere un'idea. Adesso vediamo di ponderarla e capire come poterla organizzare al meglio. O c'è da dire che poi il vostro mestiere, che insomma vi impegna tanto, nel senso che adesso non è che lavori senza nulla togliere, ma in banca, che lo dice uno che ci lavora, che dal lunedì al venerdì comunque hai i tuoi orari, sei a casa, torni, cioè voi comunque, come dicevi tu, se c'è da andare, c'è da andare, non è che puoi stare lì tanto a cincischiare, no? Quindi veramente vi dovete anche organizzare. Sì, ti dirò, il nostro è sicuramente un tipo di lavoro sicuramente ad alto rischio, è anche classificato come lavoro ad alto rischio, soprattutto per quello che facciamo e soprattutto per tutte le dinamiche alle quali andiamo incontro. Ti richiede ovviamente tanto tempo, ma questo tempo ovviamente poi passa sicuramente più veloce se ci c'è dietro tanta passione, dedizione e preparazione. Dall'altra parte c'è anche, diciamo, il rovescio della medaglia, dove ovviamente noi produciamo ciò che si mangia, noi produciamo un bene alimentare, e dall'altra parte però dobbiamo anche far quadrare i conti, perché ovviamente noi siamo delle imprese a tutti gli effetti, quindi alla fine della campagna, perché noi non andiamo a mesi o anni, ma andiamo a campagna, dobbiamo, una volta che tiriamo la riga, i conti devono tornare. Ah beh, per forza, certo. E, tra l'altro, sempre dalla chat vedo che adesso si è svegliata la chat sul più bello, e, va bene, sempre l'anonimo di prima, che è Federico, scusa che non gli ho dato, non l'avevo poi chiamato per nome, ciao Federico. Federico ci scrive: avete progetti particolari per la pagina? Beh, qualcosina ci hai detto in realtà, però come dici, giusto? Allora sì, ti dico, è stato fatto anche Marco aveva pensato anche, ha fatto e realizzato anche un po' di merchandising, per il semplice fatto che era appunto anche poi divertente vedere i nostri colleghi agricoltori ADM indossare la maglietta e dire ADM sono io. Bello. Stato, diciamo, un momento più per ridere che, diciamo, che per riuscire a vendere qualche maglietta in più. Progetti futuri, ma diciamo che di idee ce ne sono veramente 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 tante, soprattutto perché noi ci aggreghiamo come un gruppo anche di giovani agricoltori, e quindi insomma da noi dipende sia il futuro del nostro settore, che ovviamente dobbiamo rendere più avvicinabile possibile. Ovviamente se rendiamo un'agricoltura anche divertente oltre che utile, qual è, sicuramente riusciamo a fare bingo. Ah sì, no, è vera questa cosa. No, hai dato anche uno spunto interessante, secondo me, molto, molto interessante. E un altro, si sono svegliati adesso, infatti Giovanni, perdonami, tutti ora, che è un altro, non è Federico, tra l'altro ti chiedo anche di dire chi sei, così magari ti salutiamo. E vabbè, il fatto dei fatti raduni te l'ho già chiesto io, se avete anche un gruppo su WhatsApp addirittura, è la madonna. Vabbè, non credo, forse su WhatsApp no, forse un gruppo della pagina più facile, un gruppo interno. Ecco, quello sì, diciamo che fare un gruppo di 35.000 infatti diventa complicato.
È un po' impegnativo, anche se sarebbe veramente un gran casino, perché già immagino i piccoli gruppi di WhatsApp tra amici che molte volte arrivano a delirare in pochi secondi. Figuriamoci un gruppo del genere, dove comunque sia l'unico fine scopo è appunto quello di delirare, quindi no, sarebbe veramente ingestibile purtroppo. Infatti. No, va bene, quindi però c'è il gruppo della pagina, giusto? Oppure non ancora? Non, questa cosa mi sfugge. Il gruppo WhatsApp intendi? No, no, il gruppo il gruppo privato, chiamiamolo così, su Facebook l'avete creato voi, perché qualcuno lo fa. Il vostro allora, Facebook sì. No, ma anche perché, ripeto, essendo che questa pagina comunque sia è gestita da una persona e mezza, viene fatto tutto abbastanza autonomamente direttamente dall'ideatore, da Marco, direttamente sì. Sulla pagina che abbiamo su Facebook. Sì. E proprio mi aggancio stavolta io, non la chat, tanto ringraziamo gli ascoltatori in chat. Stavolta la domanda te la faccio io. Il fatto che siete una persona e mezza, però questa cosa che ti dai sempre la mezza come se fossi la metà, però insomma un bel contributo penso che tu lo dia. Insomma, siete 1.5/2 quelli che siete. Più chiaramente chi vi consiglia, vi passa qualche posto, qualche suggerimento, qualche idea e quant'altro. Però non avete mai pensato, visto che ora insomma il volume inizia a diventare tanto, no? Proprio il volume di like che avete, a reclutare, ecco, qualche nuovo admin o qualcuno del genere, qualcuno ci sarà che vorrà insomma far parte di questo gruppo, no? Ma diciamo che quello sicuramente, anche perché soprattutto quando tu avvii qualcosa che diventa anche bello e nel tempo diventa figo, ovviamente lo devi rinnovare continuamente, perché altrimenti diventa dopo un po' noioso, obsoleto sì. E la gente lo abbandona. Quindi il nostro intento è sicuramente quello di mantenere questa crescita, magari riuscire ad implementarla, e per questo ci devono essere sicuramente delle innovazioni e cambiamenti. Sì. E sicuramente insomma la partecipazione di esterni, altri soggetti ci sarà, al momento però diciamo che bisogna ancora chiarire le idee per capire cosa fare di tutto ciò. Esatto, cosa vogliamo fare da grandi, no? Allora, dal momento che, come tu non lo sai Giovanni, ma sai il suo sì, ogni volta che passiamo ai saluti finali, passiamo penso 10 minuti a salutare, questa volta siamo solo 3 in tutto, nel senso io, te e Savizio, perché te sei... non ha il microfono attaccato, per fortuna, se no non usciremo più fuori. E ti faccio adesso quella domanda, dai, te l'avevo anticipata il fuori onda, no? E diciamo che adesso, no, ti possiamo annoverare, caro Giovanni, tra gli amici di Radio Science. Noi in questo programma, insomma, in cui conosciamo chi c'è dietro una pagina social, insomma, per continuare questo percorso, noi ti chiediamo di passare questo fantomatico testimone a un nuovo ospite, chiaramente un nuovo admin di un'altra pagina Facebook, che io provvederò a invitare prossimamente, non dico quando, vedrò il prima possibile qui in trasmissione. In sintesi, se c'è qualche pagina che tu segui che ti piace particolarmente, se ce la vuoi consigliare, noi vedremo di farli conoscere ai nostri ascoltatori e non solo. Quindi diciamo che il fuori onda qualche idea avevi, adesso hai fatto mente locale dimmi pure intanto. Ma diciamo che se vogliamo rimanere comunque sia sul filone del facciamoci due risate, c'è sicuramente la pagina molto più popolata della nostra, sì, del meccanico DM. Sì. E non so, però non conosco minimamente gli amministratori, non conosco niente, nessuno, se sì, non quello che postano. E sì, sicuramente insomma quello ha anche una cassa di risonanza notevole. Avevo pensato anche a 1000 altri gruppi, però ce ne sono alcuni particolarmente tecnici che sono dedicati al nostro settore, come i risicoltori con la K3.0, però insomma direi che quello del meccanico DM potrebbe essere per voi una buona opportunità. No, vabbè, dai, noi poi sai che noi non disegniamo nulla dal grande al piccolo, quindi anche i risicoltori forse te lo porterò in radio, vedrà, tra anche loro, oltre che a meccanico DM. Tornando noi, caro Savizio, ormai siamo veramente alle battute conclusive di questa chiacchierata che abbiamo fatto con Giovanni, e io quindi ti ripasso anzi la parola a Giovanni, perché visto che siamo ai saluti finali prima dell'ultimo brano, se chiaramente vuoi raccontarci qualcosa di particolare, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, nel senso che non abbiamo quei limiti rigidi dei grandi media, però chiaramente
Ci piacerebbe anche che, insomma, tu hai anche l'occasione anche di salutare non solo i nostri ascoltatori, non solo me o Saiz, ma soprattutto i tuoi fan che possono anche sentirti, no, sentire la tua voce o adesso in diretta o su un podcast, se mai lo ascolteranno, insomma. Quindi dai, ti lascio la parola se vuoi salutare qualcuno, prego. Beh, certo, grazie. Beh, innanzitutto diciamo che per la prima volta l'ADM entra anche in radio, quindi si fa sentire per la prima volta oltre che farsi leggere. Esatto. E quindi ringrazio voi per averci, diciamo, invitato e aver dato una voce anche a questa pagina. E niente, comunque sia, mi fa molto piacere perché vedo che negli anni, dalle piccole cose molto banali, si arriva comunque sia a far conoscere il nostro settore, anche semplicemente con una battuta di cattivo gusto molte volte, che altre volte invece può essere interpretata appunto come magari un modo per poter capire meglio ciò che succede nel nostro settore, che è molto complicato ma è anche molto vitale per poter sostenere, insomma, la sopravvivenza della specie umana, perché molte volte queste cose si sottovalutano e non ci si rende conto che dietro a qualsiasi cosa andiamo a mangiare c'è dietro un agricoltore, quindi ci dimentichiamo che mangiare è un atto agricolo, e allora probabilmente l'ADM cerca di trasmettere anche questo. Esatto, hai detto veramente parole sante, non c'è nulla da aggiungere al riguardo. E io quindi passo la parola a Saiz, che immagino anche tu vorrei salutare Giovanni di ADM e tutti gli ascoltatori. Prego, Saiz. Ah, grazie Luca. Sì, ciao Giovanni, ben avuto il piacere di conoscerti. No, ciao Giovanni, come se fosse appena arrivato. Ciao Giovanni, come sei stai? Appena arrivato, come mai così in ritardo? Come mai così in ritardo, Giovanni? No, un caro saluto, insomma, andrò a vedere, insomma, sta pagina, perché ormai, insomma, mi avete incuriosito. Stavo qui che smanettavo con la regia, ascoltavo e mi è venuta sta voglia. Poi io Facebook, sai benissimo, lo conosco poco, però esatto. Ogni tanto una capatina ce la faccio. Bene, ricordo a tutti gli amici che questa trasmissione verrà messa su YouTube, sul nostro canale YouTube, e verrà messa in replica sia sulla web radio che la web TV. Guardatevi i palinsesti, perché non mi ricordo mai quando va in onda la replica. Che bello, come sei preciso. Va bene. Sono per un cioè, è così, un tanto al braccio. No, un tanto al braccio, okay. Però, cioè, abbiamo il piacere di avere una web TV col palinsesto, cosa che non buttano in rotazione video e cose del genere. Almeno stabiliamo a che ora deve andare un determinato programma. E anche la web radio. In questo momento, insomma, voglio salutare tutto il condominio di Radio Saiz che ci ha ascoltato, gli amici che sono intervenuti in chat, la nostra bella chat. Vi ricordo che gli amici che, volendo, per non rimanere anonimi, potete mettere un nome a piacere, insomma, c'è la possibilità la nostra chat. Dovevi dirlo prima, adesso per le prossime lo sapranno. Sappiamo, no, perché me l'ho dimenticato prima di dirlo, che ti dà la possibilità sia di registrarti che mettere un nome a piacere, oppure restare anonimi. Quindi non ci sono problemi. Nient'altro da dire, mia discolpa, passo la palla a te. Come dice, date perfetto, che la nazionale ha pareggiato, insomma, palla a centro, sempre lì. Va bene, allora mi riprendo la parola, visto che una volta tanto siamo puntuali, partiamo una volta tanto puntuali nella chiusura. Ringrazio chiaramente Giovanni di ADM, l'agricoltore di merda, adesso possiamo dire, che innanzitutto perché vi siete resi disponibili per questa chiacchierata qui su Radio Saiz, veramente ci ha fatto molto piacere. Salutami chiaramente il buon Marco, che, come mi ha detto lui, dicevo che non mi ha detto che è timido, però dice che si perde un pochino, allora ha preferito passare a te l'incarico di essere presente, di presenziare questa sera, perché non conosceva Saiz, caro Luca. Come? Non conosceva Saiz, che si parla. Esatto, non ti conoscevo. Ringrazio chiaramente tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, e li ringrazio soprattutto per le domande in chat, e mi raccomando, continuate a seguire, come diceva Saiz, il palinsesto, perché chiaramente lui non se lo ricorda, ma noi tutti i giovedì siamo tornati qui con Social Evolution, tutti i giovedì in diretta dalle ore 22
fino alle ore 23 circa, dico circa perché infatti stiamo già per sforare. E la settimana prossima, caro Saiz, avremo Piero Angela. No, questo è il nome della pagina, non avremo Piero Angela, ma è il nome della pagina che avremo ospite giovedì prossimo. E io chiuderei dicendo, citando Giovanni, che ha detto una frase che mi è piaciuta molto, che mangiare è un atto agricolo, perché effettivamente in questa chiacchierata con Liardi, in cui ci ha fatto conoscere una pagina che effettivamente ci fa fare due risate, c'è del sano, c'è del di fondamentali importanti, diciamo così. Lui si occupa veramente di un'attività che è il primario, insomma, non c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere. Senza questa attività, come dicevi tu, non avremmo il piatto, no, sulla tavola. E quindi è importante da questo punto di vista. È vero, fare due battute ogni tanto, però poi vi fate il mazzo tutti i giorni. Detto questo, caro Giovanni, ti ringrazio ancora e vi continuerò a seguire, perché effettivamente la vostra pagina mi fa, come ti ho detto, mi fate ribaltare, perché è fantastica. Noi, caro Saius, ci vediamo con questo. Grazie. Noi, caro Saius, ci rivediamo il giovedì prossimo, sempre qui su radiosaius.it, Social Evolution. E amiconi di Piero Angela, noi ti obbediamo. Già il nome fa anche qua, non voglio sapere cosa ne verrà fuori. Grazie ancora, a giovedì prossimo e ciao. Benissimo, ciao. Il brano, ciao Giovanni. Scusami, il brano finale, Mark, sempre il brano gli finale. Inditronics, vedi che mi sono dimenticato. Sempre gli Inditronics, poi scoprirò che non si pronuncia così, con Catwalk, anche qui in inglese proprio da Birmingham, proprio. Stendiamo un velo pietoso. Partito!
and keep it till the end. You've gotta sit next down to an open door, show your fire to the world. Feel it once again, you'll find it in my hand. You've got a fourth fashion night, got a fourth fashion night, got a fourth fashion night for me.